Eccoci siamo, stiamo un po' qui nell'eremo dei frutti. Vedi bello questi alberi, tutti i giovani crescono, fanno quello che devono fare, diventare più grandi, lottano un po' con il mondo intorno, tanti bidocchi, uccelli, eccetera, ma tranquillo, fa parte della vita, trovano la loro esistenza e si arrangiano. E noi li coccoliamo, li curiamo, li chiamiamo quello che hanno bisogno. E così penso è un po' con il nostro cammino, la nostra vita. Qui vorrei fermarmi con te e raccogliere i frutti. Anche tu, anch'io, camminando nella vita, abbiamo raccolto frutti. Ci hanno regalato, abbiamo lavorato e li abbiamo fatti da noi. È bello di raccoglierli, di averli vicino e di nutrirci di questi frutti. Se tante belle cose dall'infanzia ce le portiamo con noi, credo anche tu ti ricordi la maestra dell'asilo che ha cantato, che ha fatto giocare, che era bello. Così io penso alla scuola elementare. Ho imparato di scrivere, di leggere, che meraviglia. Questo frutto che ho raccolto, che me l'ha fatto a scuola, mi ha accompagnato tutta la vita. Che bello. E così qui voglio pensare con te a tutte le cose quale possiamo dire grazie oggi, anche se sono piccoli. Lo so, non posso dire grazie a tutte le cose, no, ma posso sempre dire grazie a qualcosa piccolo e questi sono per me i frutti e non vorrei dimenticarli o lasciarli così, no, vorrei nutrirmi di questi frutti del mio cammino di vita. Vedi questi alberi, tutti si stanno da fare di creare loro frutta, no? Uno fa un po' di più, uno fa un po' di meno. L'anno scorso c'erano pochi, quest'anno saranno forse tanti. Quell'albero non pensa al numero, fa quello che può fare e ci dona quello. E in tempo porta avanti la vita. Come anche noi li coccoliamo, li curiamo, sono consapevoli, li preparo per chi viene dopo di noi. Per le generazioni dopo, i figli, come si dice. È bello pensare il nostro cammino, la nostra opera, in quel termine generoso. Non pensare al risultato, pensare alla vita che ci dà con generosità e fidandoci a quello che verrà. Per quello fermiamoci un po', stiamo un po' con questi alberelli e contempliamo il nostro cammino. Apriamo le mani e il cuore per tutto quello che ci è stato regalato.
La gratitudine è il vino per l'anima. Bevilo, ubriacati, dice Rumi. Qui vogliamo crescere nella gratitudine e metterla in primo piano. Vorrei essere grato in ogni momento per qualcosa. Quando ho liberato questo modo di essere, tutta la vita viene meglio. Anche un poveraccio può essere sereno, felice e entusiasmato della vita. Perché? Perché ha bevuto quel vino.